Oggi proviamo a fare i detective per scoprire se alcuni alimenti di uso comune contengono o meno amido. Per fare questo abbiamo bisogno di un reagente, una sostanza che a contatto con l'amido faccia qualcosa di vistoso, in modo che noi possiamo accorgerci se l'amido è presente negli alimenti oppure no. Questo reagente è lo iodio, si può comprare in farmacia diluendolo 10 volte, si ottiene questo liquido marroncino che posato sugli alimenti ci consentirà di scoprire se contengono o meno amido. Prepariamo quindi dei piatti con gli alimenti da testare. Proviamo il sale, il riso. In questo caso lo stiamo usando crudo, ma si può usare anche il riso cotto. La stessa cosa vale per la pasta. Possiamo testarla cruda oppure cotta. La frutta, una mela. Questo prodotto si compra al supermercato ed è amido, ha vari impieghi in cucina e andremo a vedere se contiene o meno amido. La maizena, un altro prodotto alimentare usato a volte come addensante per la preparazione di alcuni dolci. E infine proveremo delle farine. La farina di grano, e un pezzo di patata cruda. Adesso andremo a mettere qualche goccia del nostro reagente su ciascuno di questi alimenti che abbiamo preparato e dovremo osservare se non succede niente, ovvero sia il liquido rimane bruno, rossiccio, oppure se si sviluppa una colorazione nera. Questo è indice della presenza di amido nell'alimento. Vedete, il riso ha sviluppato una colorazione nera. Controlliamo la pasta. Si intravede qualcosa, ancora non benissimo. Il sale, lo zucchero evidentemente non contengono amido, sono rimasti tal quali. L'amido in purezza ovviamente sviluppa molto velocemente una reazione colorazione intensa perché è sostanzialmente amido puro. Sulla mela non si vede nessun effetto. La maizena è ricca di amido e per quello funziona da addensante, e la farina di grano anche è ricca di amido. La patata vediamo che inizialmente non ci dà grandi soddisfazioni, sembra non essere successo niente, ma a volte è anche una questione di tempi. Ci sono delle sostanze che reagiscono immediatamente in funzione della quantità di amido che contengono e anche in funzione di quanto assorbono facilmente il liquido che abbiamo messo sopra, e altre che invece richiedono un po' più di tempo perché contengono meno amido o perché è meno accessibile, magari perché l'alimento in questione ci mette un po' di tempo ad assorbire. Vediamo la patata, per esempio, sappiamo che è ricca di amido, ma reagisce lentamente, bisogna aspettare quasi un quarto d'ora per osservare un effetto sensibile. La mela, controlliamola bene anche sull'altro lato, vediamo invece che non contiene amido, è ricca di zuccheri ma non contiene amido. Per questa esperienza è tutto e arrivederci.